Buonasera a tutti. Quattro ingredienti per un piatto di pasta veramente buonissimo. Due zucchine tagliate a quadrettini sottili, 100 g di pancetta tagliata a dadini, 10-15 g di burro, panna da cucina. Riscaldo la mia padella, metto la mia noce di burro, circa 15-20 g. Qua non useremo l'olio, ma non useremo neanche la cipolla né l'aglio, perché è una ricettina che faccio per i bambini e non sono molto amanti né della cipolla né dell'aglio. Non metterò neanche il vino, però darò un gusto veramente eccezionale a questo piatto di pasta. Faccio colorare appena appena la mia pancetta. Metto subito le mie zucchine. Le lascerò cuocere per circa 10 minuti. Già metto l'acqua della pasta a bollire. Mescoliamo di tanto in tanto le nostre zucchine. Sono tagliate piccole piccole, quindi il tempo che facciamo la nostra pasta loro saranno già abbastanza tenere e cotte. Mettiamo il coperchio che il vapore aiuterà la cottura. Aspettiamo la nostra pasta. Come potete vedere, dopo 10 minuti esatti, le nostre zucchine con la nostra pancetta sono già pronte. Spegniamo un attimino il fuoco e aspettiamo la pasta prima di inserire la nostra panna. Ho spento il fuoco delle nostre zucchine e le lascio lì col coperchio aspettando che viene pronta la pasta. Bene, mancano pochi minuti alla cottura della pasta, circa 2 minuti. Riaccendo il fuoco e lo metto a fuoco lento. Aspetto circa 30 secondi che riprende a temperatura. Vado a inserire la mia panna. Anziché usare la solita acqua di cottura, ho preso circa mezza tazzina di latte. Sempre a fuoco molto lento iniziamo a fare sciogliere bene la nostra panna.
quel goccino di latte che ho aggiunto farà sì che la nostra panna non diventi troppo pesante. Bene, ho scolato la mia panna, la mia pasta. Inseriamo la pasta nella nostra padella. E gli facciamo assorbire per qualche secondo il nostro sughetto. Spegniamo il fuoco. Il nostro piatto di pasta è pronto, possiamo andare ad impiattare. Impiattiamo la nostra pasta, metteremo una spolverata di parmigiano o di grana e portiamo subito in tavola il nostro piatto. Due zucchine, 100 grammi di pancetta e un brick di panna da 200 ml. E il gioco è fatto. Ingredienti poco costosi per un piatto veramente molto buono. Porto subito in tavola il mio piatto e vi dico buon appetito a tutti e grazie mille.